Salve a tutti amici! So che manca ancora un po' ad Halloween, ma oggi vorrei raccontarvi la leggenda di Jack O'Lantern, nota in tutto il mondo. Ad Halloween è facile che qualcuno lo nomini, soprattutto mentre intaglia una zucca. Si narra che molto tempo fa vivesse un fabbro irlandese di nome Jack. Era noto per essere tirchio e per alzare spesso il gomito. Una sera, mentre beveva al pub come al solito, gli apparve il diavolo in persona. Jack gli chiese di diventare una moneta per potersi pagare un'altra bevuta, in cambio gli avrebbe dato l'anima. Ovviamente si trattava di uno scambio estremamente sfavorevole per Jack, proposto solo in quanto il fabbro era ubriaco. Il demonio accettò senza pensarci, ma Jack mise la moneta nel suo borsello, dove c'era una croce argentata. Questo impedì al diavolo di trasformarsi di nuovo. Disperato, il demonio gli disse che se lo avesse liberato gli avrebbe concesso 10 anni di libertà. La sua anima sarebbe quindi stata salva fino ad allora. Jack lo liberò e 10 anni dopo il diavolo si ripresentò. Jack gli chiese, prima di dargli la sua anima, di raccogliere una mela dall'albero. Egli accettò, ma dopo essersi arrampicato, Jack andò ad intagliare una croce nel tronco, impedendo così al diavolo di scendere. Avendolo intrappolato, fu così che Jack riuscì ad ottenere la libertà eterna dell'anima, grazie alla sua furbizia. Quindi, dopo il patto, liberò nuovamente il diavolo e riuscì a vivere senza preoccupazioni, ma si comportò molto male con gli altri, arrivando quindi, dopo la morte, ad essere rifiutato dal paradiso. Arrivato all'inferno, però, il diavolo gli ricordò che non avrebbe mai potuto prendergli l'anima per via del patto che aveva fatto in passato, e quindi fu rilasciato di nuovo sulla terra come anima vagante. Jack gli disse che era veramente freddo e il diavolo gli lanciò un tizzone ardente. Jack lo mise dentro una rapa e iniziò a vagare alla ricerca di un luogo in cui riposare. È da quel momento che l'anima di Jack iniziò ad essere rappresentata in Irlanda come una rapa intagliata. Dopo il 1845, a seguito di una carestia, molti irlandesi emigrarono in America e dal momento che le rape lì non erano molto diffuse, sostituirono quel componente della leggenda con una zucca. Ed è da lì che negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo divenne nota la leggenda di Jack rappresentata come una zucca intagliata. Si dice che Jack O'Lantern vaghi in eterno, in attesa che arrivi il giorno del giudizio. Probabilmente molti di voi non conoscono questa leggenda, ma non è colpa vostra, siamo in Italia e questa leggenda non è poi così famosa dalle nostre parti, se non giusto il nome Jack O'Lantern. La nostra tradizione di intagliare le zucche per poi illuminarle deriva da altre storie che cambiano a seconda della zona di provenienza, della regione, della provincia, eccetera. In molti luoghi d'Italia le zucche venivano intagliate, riempite con dei lumini e poste accanto a cimiteri e altri posti, in modo però da esorcizzare la paura della morte, niente aveva a che fare con la leggenda di Jack. Particolare è la tradizione sarda di Sant'Andrea, dove la notte del 30 novembre alcune persone, adulte, girano per le strade sbattendo coltelli e graticole per spaventare ragazzini che girano per strada con delle zucche vuote intagliate e illuminate. E come la tradizione estera del dolcetto o scherzetto, i ragazzini bussano alle case sbattendo dei mestoli e recitando «Sant'Andrea muzza le mani», ovvero «Sant'Andrea mozza le mani». Questa filastrocca e questo spettacolo serve ovviamente per ottenere dalle persone, gli abitanti della casa, dolcetti e soldi.